Grazie Presidente, non parlerò a braccio e me ne scuso, oggi non ne sono capace, l'emozione e la commozione prenderebbero il sopravvento e il Presidente Berlusconi mi ha insegnato che nelle occasioni solenni bisogna sempre leggere. Questo è un giorno solenne e io nel dolore voglio onorarlo come merita, perché il destino ha voluto che toccasse a me. La vita lunga e inimitabile del Presidente Berlusconi è talmente densa di fatti per cui giudicarlo col metro delle categorie comuni sarebbe un esercizio senza senso. Era un genio, già entrato nei libri di storia prima ancora di lasciarci, come condottiero delle imprese impossibili. Parliamo di un uomo, di un figlio, di un padre, di un nonno, un imprenditore, un leader politico straordinario, straordinario per noi che l'abbiamo amato, seguito, che abbiamo creduto in lui, straordinario per tutti perché era fuori dall'ordinario. Ha rivoluzionato il mondo dell'imprenditoria, il mondo dello spettacolo, il mondo dello sport, quello della politica. Ma soprattutto Silvio Berlusconi ha amato gli italiani. Li amati così, senza pretendere di cambiarli o impartire loro lezioni, cercando piuttosto di cambiare in meglio le loro condizioni di vita. Voleva cambiare l'Italia e lo ha fatto e come, ma mai gli italiani. E per questa profonda sintonia con le persone, per questa comprensione intima del loro carattere, delle loro aspirazioni, delle loro possibilità, Silvio Berlusconi ha amato ed è stato amato. Oggi qui in Senato merita di essere ricordato però non solo come l'uomo che Monsignor Delpini ha colto nella sua essenza, ma che come l'uomo di Stato che gli italiani hanno conosciuto, scelto e amato. Si pensa spesso che essere uomini di Stato abbia a che vedere con il prestigio dell'incarico che si ricopre, ma essere uomini di Stato significa innanzitutto essere uomini, essere persone al servizio dello Stato. Silvio Berlusconi è stato un uomo di Stato perché sapeva percepire il polso della vita pubblica, sentirne il battito anche sotto i marmi, gli stucchi, le liturgie e il fasto. Uomo di Stato, persona dello Stato, è chi non dimentica mai chi sia lo Stato, e cioè i suoi cittadini, con la loro esistenza semplice e dignitosa, con le loro ansie, le attese, gli affanni, le gioie. Essere uomini di Stato significa sentirne profondamente la voce, la fiducia, il respiro della democrazia. Questo sentimento è quello degli uomini di Stato, delle persone che si sentono parte e non sono e non solo di parte, e che non mettono un diaframma, una distanza tra loro e gli altri, non si proteggono dagli italiani, non ne temono le speranze, non ne evitano il contatto, non ne dimenticano le richieste. Non sono gli incontri con i grandi della terra o i vertici internazionali a farne uomini di Stato. Sono la fiducia e il mandato che i cittadini conferiscono loro. Non è il senso di sé a fare un uomo di Stato, ma il sentimento del noi, di una forza e di una speranza che ci accomuna. Non è la sospensione del giudizio a fare un uomo di Stato, ma la passione civile. Non la cautela, ma il discernimento. Non l'ipocrisia, ma il parlare chiaro. Essere uomini di Stato è anteporre sempre il bene del Paese, l'interesse primario e superiore dei cittadini, rinunciando anche a pezzi di consenso come ha saputo fare lui. Ecco,
Silvio Berlusconi è stato tutto questo. Aveva un dono raro, quella capacità di infondere coraggio nelle persone, di spingerle a superare le sfide più imponenti. La sua leadership non ha solo segnato la vita e la carriera di molti di noi, ma ha lasciato un'impronta duratura sulla vita politica italiana e ha davvero cambiato l'Italia. Per me, per noi, che siamo sempre rimasti al suo fianco dal primo all'ultimo giorno della sua unica esistenza, con lealtà e coerenza assolute, per quella stragrande maggioranza del popolo italiano che ha riposto in lui ogni fiducia per un futuro all'insegna del riscatto e della dignità, per questa comunità di persone che oggi si ritrova improvvisamente orfana, Berlusconi, il presidente Berlusconi, continuerà a rappresentare una luce. Lui non sapeva neanche dove fossero di casa l'invidia e l'odio. Non serbava mai rancore, non conosceva la vendetta, malgrado le ingiustizie subite, risollevandosi ad ogni caduta, lottando fino all'ultimo respiro contro le condizioni avverse, i cattivi presagi, riemergendo sempre e comunque grazie a quell'amore innato, folle, per la vita di chi ha sempre tenuto orgogliosamente il sole in tasca. Sapeva trasformare un male in un bene, ripeteva sempre che una situazione negativa bisognava saperla trasformare anche con sacrificio in una nuova opportunità. Lui, vittima di decisioni ingiuste, in questo Senato è tornato da vincitore, con la fierezza e l'orgoglio di chi, anche in questo caso, non si è fatto piegare. E con il tributo del governo in occasione del suo ultimo discorso in quest'aula. Silvio Berlusconi era ed è tutto questo e anche di più. La sua mancanza è un vuoto che sarà difficile da colmare, ma i ricordi, le lezioni che ci ha lasciato saranno un faro che continuerà a brillare e a guidare la nostra rotta. E quindi grazie Presidente per tutto quello che hai fatto per noi, per il nostro paese, per il nostro futuro. La sua dedizione instancabile, il suo amore per l'Italia, la sua fede nel popolo italiano sono un'eredità preziosa che ci ha lasciato. Il suo spirito continuerà a vivere nei nostri cuori, nelle nostre azioni, e in quelli di chi continuerà a lottare per una visione dell'Italia migliore che lei ha trasmesso a tutti noi. E ci ha mostrato un futuro, che un futuro più luminoso era possibile, e ci ha dato gli strumenti per raggiungerlo. Saremo all'altezza dei suoi sogni, perché non abbiamo altra missione che continuare a lavorare nel solco tracciato da lei per un'Italia più bella, più forte e più libera. Per questo a Silvio Berlusconi, al presidente Silvio Berlusconi, oggi il suo gruppo parlamentare, il suo partito tributano l'onore della memoria e del rimpianto, del rispetto e del cordoglio per il leader, per l'uomo, l'imprenditore e il comunicatore, il politico e l'innovatore, per l'uomo di Stato e per l'uomo che è stato per la sua storia italiana. Per me, camminare al suo fianco, caro dottore, apprendere la sua saggezza, condividere vittorie e sconfitte, imparare a sorridere e a ridere degli insulti e dei feroci attacchi esterni, raccogliere le sue delusioni, fare tesoro delle sue più intime riflessioni, è stato un privilegio assoluto di cui sarò infinitamente grata alla vita.
Ogni momento passato con lei è un ricordo prezioso. Ogni lezione appresa un dono inestimabile. Ho potuto conoscere un uomo generoso che sapeva entrare in sintonia con le persone. Sapeva star loro vicino nelle gioie e nello sconforto. Sapeva dare sostegno quando ce n'era bisogno. Sapeva essere attento, sempre attento, non solo verso i suoi amici, ma anche a chiunque avesse la fortuna di incontrarlo nella vita. Per concludere, ora lo stiamo commemorando e non sembra neanche vero che al suo posto, al suo banco, non sia seduto lui, ma ci siano questi tulipani, fiori che lui adorava. Il gruppo di Forza Italia al Senato si stringe intorno ai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi, ai nipoti, al fratello Paolo, alla sua Marta, agli amici di una vita, Gianni, Fedele e Marcello. E il nostro pensiero va lassù, dove ha potuto riabbracciare il suo papà Luigi, mamma Rosa, sua sorella Antonietta, Nicolò ed Ennio. Noi la vogliamo ricordare così, come sempre diceva: chi ci crede combatte, chi ci crede tutti gli ostacoli e chi ci crede vince. Buon vento, dottore. Buon vento, presidente. Buon vento, Silvio Berlusconi. Grazie, Licia Ronzulli. Hai citato Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Marta Fascina, il fratello Paolo, li ricito perché congiuntamente mi hanno chiesto di ringraziarvi, e lo faccio già in anticipo, e hanno affidato a Gianni Letta il compito di rappresentarli qui nel palco a lui riservato. Grazie Gianni.